Salve a tutti, qui Antonio Cianci, Raccatafilm, Caparsio, del lato nero della forza, ancora con un'altra classifica. Il successo di un film al box office dipende da numerosi fattori: la scelta di un cast di richiamo, una campagna marketing efficace, una storia interessante e persino il periodo di uscita. Non sempre questi dettagli si incastrano alla perfezione e spesso succede che l'uscita al cinema corrisponda con un vero flop. Stupisce scoprire a distanza di anni che alcune tra le pellicole divenute di culto, così come alcuni film recenti molto belli, non siano riusciti a ripagare attraverso l'incasso al box office l'investimento produttivo. Per fortuna in mezzo a tutto questo c'è il tempo, componente essenziale per rivalutare il valore di un prodotto e regalare a questi film il successo meritato, seppur a posteriori. Proponiamo ai gentili spettatori più una lista che una classifica, però intitolata Top 6 Cult Flop Movies. Scott Pilgrim vs. The World. Nonostante un cast altisonante, tra cui figurano Michael Cera, Anna Kendrick, Alison Brie, Chris Evans, nonostante una storia bizzarra ma divertente e la regia di Edgar Wright, Scott Pilgrim non fu proprio un successo. Adattamento cinematografico tratto da una graphic novel di Brian Lee O'Malley, il film fu accolto decisamente male al botteghino. A fronte di un investimento alto, il film incassò poco meno della metà della somma spesa, un vero peccato, soprattutto per Wright, che ha davvero il merito di aver catturato attraverso le immagini, l'atmosfera e le emozioni del fumetto di O'Malley. Budget stimato 35 milioni di dollari, incasso globale sui 31 milioni e 500 mila dollari. Discreta batosta anche per uno tra i miei film preferiti degli anni 2000, Ugo Cabret di Martin Scorsese. Notevole la differenza fra investimento produttivo e incasso al box office, chiariamolo subito, siamo a 170 milioni di dollari di budget con un incasso che gira approssimativamente sui 73 milioni e 820 mila dollari. Mamma mia, a ciderbolina, nonostante le 11 nomination agli Academy Awards e le critiche positive di un film che è stato da molti elogiato come un piccolo gioiello, me compreso, ma questo non è bastato a catturare l'interesse del pubblico. Ma c'è sempre una spiegazione a tutto, signori miei. Ad esempio in America il film è uscito una settimana dopo la prima parte del detestabilissimo The Twilight Saga Breaking Fucking Down, un film attesissimo che ha sicuramente prevalso sulla scelta dei più giovani. Andiamo avanti. Eccoci di fronte a un classico della storia del cinema, eppure a quanto pare anche Fight Club di David Fincher non fu accolto con grande interesse. La difficoltà maggiore fu dovuta a quella di sponsorizzare un film dalle tematiche delicate e discutibili, e persino i critici non riservarono al film commenti positivi. Anche in questo caso la differenza fra investimento produttivo e risposta al box office è quantomeno spiazzante. 63 milioni di dollari di budget stimato, incasso totale ci aggiriamo ai 38 milioni di dollari. Basato su una serie di romanzi gialli, Kiss Kiss Bang Bang non riuscì a convincere il pubblico a recarsi al cinema. Considerato oggi un cult capace di valorizzare il talento di un attore come Robert Downey Jr., quando ancora non era stato scritturato nella parte di Iron Man, la pellicola di Shane Black incassò pochissimo negli Stati Uniti. Ottenne un risultato migliore in altri paesi, ma non fu un risultato vincente. Budget di 15 milioni di dollari, con un incasso pari a 8 milioni worldwide. In cabina di regia troviamo John Carpenter, un cineasta in grado di produrre film che vanno ben oltre il genere horror. E Grosso Guaio a Chinatown è un film bizzarro, divertente, pieno zeppo di sorprendenti effetti speciali e ricco d'azione. Ma anche in questo caso il film non riuscì a coprire i costi di produzione attraverso i ricavi del box office. Come molte altre pellicole, Grosso Guaio a Chinatown riuscì a trovare il suo spazio solo dopo l'uscita del DVD. Budget stimato sui 25 milioni di dollari, con un incasso international che si aggira sui 13 milioni e 200 mila dollari. Qui invece stiamo parlando di una vera e propria prima posizione. Tra i tanti film salvati dall'uscita del DVD c'è sicuramente Donnie Darko, un vero caso cinematografico, la pellicola scritta e diretta da Richard Kelly, in cui si racconta la storia grottesca di Donnie, interpretato da Jay Hinnegal, e delle sue strane visioni, tra cui quella di Frank, un uomo vestito con un costume da coniglio. Il film non fu un successo e all'uscita in sala fu decisamente ignorato dal pubblico, un vero peccato per Kelly, che riesce a dar vita a un lavoro unico e visionario. Budget stanziato su 4 milioni e 500 mila dollari. Volete proprio sapere l'incasso che ha ottenuto? 728 mila dollari netti. Che disastro!
Qui Antonio Cianci, Raccatafilm a Capparsi va alla finito, vi lascio in descrizione i link che rimandano al sito web e alla pagina Facebook ufficiale della redazione del lato nerd della forza. Un bel pollicione in alto se vi è piaciuto il video, ci becchiamo nei commenti. Un saluto a tutti, ciao, alla prossima!